Days without water along the sun-soaked road. Amiche mie, buongiorno e ben ritrovate in un nuovo video. Finalmente oggi riesco a registrare, visto che è una giornata un po' più calma rispetto al resto della settimana. Infatti maggio per me è stato veramente finora traumatico, nel senso che ho avuto mille cose da fare. Infatti forse ve l'avevo già accennato in qualche video. Comunque ragazze, io cerco di fare il possibile. Allora, anche oggi un tempo pessimo, ogni tanto c'è qualche schiarita, ma niente di che. Allora, scusate. Ok, mi è arrivato un messaggio. Tra l'altro, ragazze, guardate, adesso ho paura anche soltanto leggere un messaggio. Non potete capire quello che mi è successo settimana scorsa. Praticamente, allora, ve la racconto brevemente. Io ho fatto alcuni acquisti su un sito, per casa nuova, ovviamente. E niente, stavo aspettando questo pacco che oramai forse è più di un mese, non ne ho più saputo niente. Praticamente è successo questo: settimana scorsa mi è arrivata una mail dove c'era scritto appunto che c'era un mio pacco in giacenza e per sbloccarlo avrei dovuto mettere i miei dati e dopodiché me l'avrebbero consegnato. Quindi cos'è successo? Io, presa dall'euforia che finalmente è arrivato questo pacco, stavo inserendo i miei dati, però ragazzi, in un momento così di lucidità mi è venuto, non so, mi si è accesa una lampadina e non riuscivo a capire il motivo per cui dovevo inserire i miei dati della carta di credito per sbloccare questo pacco. Ok, siccome c'era Jessica che si stava preparando per andare in palestra, ho chiesto a lei, ho detto: Ge, ma come mai devo inserire i miei dati se io queste cose le ho già pagate? Perché lei mi ha detto: mamma, assolutamente non fare una cosa del genere perché è sicuramente una truffa e ti svuotano completamente il conto. Cioè, ragazze, veramente a volte uno fa delle cose senza pensarci e prende delle fregature pazzesche. Se non ci fosse stata Jessica, probabilmente io l'avrei fatto, perché ero presa talmente dall'euforia di sbloccare questo pacco che non ho pensato minimamente a questa cosa. Per fortuna non l'ho fatto. Non voglio neanche pensarci nel caso avessi inserito i dati. Non so poi se sarei riuscita comunque a bloccare la carta in tempo, ma sicuramente, non so, me la sarei vista veramente brutta. Quindi ho preso uno spavento, ragazze, che veramente, guardate, ho paura di aprire anche soltanto un messaggio. Comunque mi sono spaventata così tanto che poi ho fatto delle ricerche e ho trovato Surfshark, che è un fantastico VPN. Ovviamente non vi protegge in caso di mail truffa se andate a inserire i vostri dati, sia chiaro, però è un modo ulteriore per cercare di proteggervi durante la navigazione online. Allora, innanzitutto protegge la vostra posizione, così nessuno può scoprire da dove vi connettete, e in generale tutti i vostri dati sensibili, come ad esempio la cronologia delle vostre ricerche. Io conoscevo già Surfshark perché l'avevo scoperto tramite alcuni video proprio qui su YouTube. Praticamente è in grado di proteggere tutti i vostri dati sensibili durante la navigazione online. Tra l'altro potete condividere il vostro account con la vostra famiglia e quindi tutti potrete essere protetti nel navigare online. Tra l'altro ho scoperto anche che se ci si connette da alcune parti del mondo rispetto ad altre, gli stessi annunci degli stessi oggetti potrebbero variare di prezzo. Quindi si può utilizzare per fingere di essere in altre parti del mondo in maniera del tutto legale e ottenere così degli sconti incredibili sui vari siti. Questo succede anche con i biglietti aerei. Infatti, se li acquistate tramite Surfshark, potete arrivare a pagarli davvero pochissimo. Questo non succede spesso, ma tante volte si trovano delle offerte veramente incredibili. Si possono guardare anche i cataloghi stranieri su siti come Netflix, ampliando così la selezione dei film proposti. Ragazze, io vi consiglio di provare questo fantastico VPN, tanto avete la garanzia dei 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Sono riuscita ad ottenere per voi un'offerta esclusiva di Surfshark
e 3 mesi extra gratuiti con il mio codice sconto NOREN. A chiunque possa interessare, io vi lascio il link diretto in info box. Ok ragazzi, adesso mi siedo, nel frattempo che aspetto Jessica che si sta preparando perché l'ho convinta a venire con noi questa mattina per fare colazione tutti insieme, visto che sono mesi oramai che non facciamo colazione insieme. Le ho detto, se vieni una volta non succede nulla, quindi sono riuscita a convincerla. Andremo a fare colazione in una pasticceria stupenda, che però è abbastanza lontano da qui. Tra l'altro mio marito è già andato a fare benzina, così poi andremo direttamente. Dopodiché accompagnerò Jessica in palestra e poi io, se riesco, andrò da Casanova perché ho promesso alla mia amica, visto che ha visto i miei coltelli. Sapete i coltelli che ho comprato con il ceppo dorato? Lei se ne è innamorata e quindi, visto che lei non ha la possibilità di andare, le ho detto che se potevo andavo io. Ma questa settimana, ragazzi, non sono uscita perché c'era un tempo da lupi. E, tra l'altro, sono andata soltanto una volta da Daisy, che siamo andate a farci un giro così con la piccolina, e poi praticamente non sono uscita perché veramente un tempo bruttissimo, ha sempre piovuto. Tra l'altro io ho dovuto andare a fare le solite commissioni super noiose, quindi non ho avuto la possibilità, ecco, di andare. Questa mattina che siamo un po' più tranquilli, voglio passare. Ovviamente se ci saranno i coltelli, glieli prendo io. E poi niente, ragazze, solita cosa, tanto oggi non dobbiamo fare niente di che. Magari poi oggi pomeriggio mi preparo qualche dolcettino perché non so se questa sera verranno i ragazzi, non lo so, vedremo. Magari verranno anche a pranzo perché con Daisy ormai ci vediamo veramente poco. Questa settimana è venuta una volta forse perché comunque non sembra, ma è lontano, quindi non abbiamo più la possibilità di vederci tanto spesso. Ecco, ci sentiamo continuamente, però. Io ho visto addirittura la piccolina super cresciuta, è diventata molto più pacioccona, infatti l'ha detto anche mia mamma, perché vedo proprio il cambiamento incredibile che fa. Dopo 2 o 3 giorni che magari non la vedo, vedo proprio un cambiamento notevole, infatti sta crescendo tantissimo Angelica. Comunque poi mamma mia è pestifera ogni giorno di più, ma è troppo sveglia questa bimba, veramente, è troppo sveglia, ne fa, ne pensa di tutto e di più. Comunque ragazze, niente, adesso ci avviamo, andiamo a fare colazione. Guardate, oggi non mi va neanche il cappuccino, penso che prenderò solo un caffè perché non so se per via di questa influenza, questo raffreddore che ho avuto, mamma mia, mi ha proprio buttato a terra e quindi vedremo. Comunque ragazze, adesso ovviamente vi porterò con me oggi, ma sappiate che non farò nulla di che, ragazze, oggi è una giornata. Così normale, ma poi tra l'altro il tempo è bruttissimo, fa freddo perché fa veramente freddo e quindi è vero che c'era bisogno di pioggia perché c'è stato un periodo di siccità troppo lungo, però ragazze io mi ero abituata con il sole e per me è quando è pensare che una volta mi piaceva tantissimo è quando pioveva, ma adesso veramente mi mette non malinconia, però mamma mia non mi piace, non vedo l'ora che esca di nuovo il sole. Va bene, penso che Jessica sia pronta, adesso mi metto la giacca e andiamo. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep? Every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind?
could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Allora, amiche, rieccomi qui. Scusate se parlo piano, però stanno dormendo tutti, Jessica compresa, che alla fine è tornata a casa perché avrebbe dovuto andare via con le sue amiche, solo che il tempo è pessimo e quindi ha preferito tornare a casa e quindi oggi si riposa un pochino. Mio marito dorme già da un'ora e più e quindi niente, c'è tutto silenzio. Sono giornate un po' noiose, poi se piove, per carità. Quindi io mi sono messa in cucina a pasticciare, così almeno passo un po' il tempo. Tanto qui non è che devo fare grandi pulizie, ragazze, quindi tra poco dovrò lasciare questa casa, per cui non è che mi preoccupa più di tanto. Allora, per quanto riguarda casa nuova, perché sempre tutti mi dicono, anzi tutti volete vedere più che sapere, però ci hanno assicurato che da domani partiranno i lavori alla grande. Quindi... speriamo, incrociamo le dita, perché guardate, non lo so, noi ci crediamo ovviamente. Poi tra l'altro, ragazze, domani andremo in un posto per fare grandi acquisti per quanto riguarda la casa nuova. Ovviamente io registrerò tutto, vi porterò con me, così poi vi farò vedere tutto quanto, perché so che ci tenete tantissimo, perché ho direct strapieno di messaggi dove alcune persone si sono anche arrabbiate perché mi hanno detto, ma tu non fai vedere tanto, Desi fa vedere tutto, tu no. Ma ragazze, io sono ferma, noi siamo fermi, e quindi cosa vi posso far vedere? Comunque qualche ripresa l'ho fatta in casa, ma sono sicura, sicurissima che nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento totale, anche perché stiamo già scegliendo delle cose particolari, tutto quanto domani io registrerò tutto,
così poi vi farò vedere finalmente. Niente ragazze, allora quasi quasi io termino il video perché non ho un granché di cose da dirvi, tanto i ragazzi questa sera non verranno perché Daisy ne sono andati a casa dopo pranzo e quindi mi ha detto che il tempo è pessimo, figuriamoci se qui è così, là ci sarà il diluvio. E anche se sono andata a vedere la casa, sapete che non c'è ancora il tetto, quindi ho detto mamma mia chissà com'è, e invece è tutto asciutto l'interno perché hanno coperto molto bene con questi teli, non c'è una goccia d'acqua all'interno della casa, quindi ha piovuto, ragazzi, ha piovuto tantissimo, poi lì dove siamo noi, mamma mia, è molto peggio che qua, infatti mi ha detto Desi che fa molto freddo. Che dire ragazzi, da domani si riparte, spero di potervi far vedere molto ma molto di più, ma sicuramente siccome domani dobbiamo andare in un posto, vabbè adesso non vi dico nulla, vi farò vedere tutto direttamente. Che dire, io vi mando un mega bacione, tra l'altro vi lascio anche una ricetta, la ricetta che ho fatto oggi. Scusate ragazze, mi si è spento di colpo il cellulare perché mi diceva che c'era la memoria piena, per cui ho dovuto cancellare una serie di video. Purtroppo il cellulare mio è pieno di video di Angelica e faccio sempre molta fatica a cancellarli perché mi dispiace tantissimo. Ho cancellato quelli doppi che mi ha mandato, che mi manda sempre praticamente ogni giorno Desiree, e quindi vanno ovviamente a occupare la memoria. Avete visto che bella? Questa è la rosa che mi ha portato Jessica per la festa della mamma, e invece Desiree mi ha portato un pacco intero di cioccolata all'arancia perché sa che io adoro la cioccolata fondente con l'arancia, quindi mi ha portato quella e così abbiamo festeggiato anche la festa della mamma. Comunque ragazze, niente, io ho fatto una ricettina che ovviamente vi lascio e devo dire ragazze che è super super buona, specialmente per i bimbi. Va bene, allora io vi ringrazio di aver guardato anche questo video, ci vediamo molto presto. Dopodiché ragazze ci sarà il video dove vi porterò a vedere una cosa fantastica per quanto riguarda casa nuova. Io vi mando un bacione, vi abbraccio tutti ad una e ci vediamo molto presto. Ciao a tutte! Allora ragazze, per fare questa ricetta ci occorrerà il latte tiepido ovviamente, il lievito, lo zucchero, arancia e limone, la scorza, e poi farina, un uovo, il burro che andrò poi a sciogliere e dello yogurt alla vaniglia. Ora impasto tutti gli ingredienti perché poi ci vorrà circa 2 ore per la lievitazione. In una ciotola mettete la farina, al centro aggiungete il latte caldo, lievito e un cucchiaio di zucchero preso dal totale. Amalgamate e lasciate lievitare per 15 minuti. Una volta lievitato, aggiungete il restante zucchero, lo yogurt, il burro fuso, la scorza del limone e dell'arancia, il sale e l'uovo. Impastate per 10 minuti, dopodiché lasciate lievitare per 2 ore. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you.
and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. A questo punto stendete l'impasto a forma rettangolare e tagliate le strisce. Mettete insieme una sopra l'altra. Io ho messo 4 strisce. And I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours. A questo punto tagliate a metà per lunghezza e intrecciate. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. Held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Adagiate le trecce nella teglia e lasciate lievitare per altri 30 minuti. Down to the bay, forget all the worries. When you're with me, let every way gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Ooh. Allora ragazze, alla fine, siccome non ho la teglia quadrata, ovviamente sapete, qui non ho tutto l'occorrente a portata di mano. E quindi niente, c'era tanto impasto, avrei dovuto fare delle singole treccine, però non avendo la teglia ho preferito usare questa tonda e le ho messe così, circolari, e praticamente è venuta fuori una torta. Comunque adesso vado a spennellare tutto e poi in forno. Spennellate la superficie con il composto di latte e tuorlo. Dopodiché infornate a 160 gradi per 40 minuti circa. Che dire ragazze, è buonissima, mi ricorda un po' il sapore del panettone.